E lì in Polonia era sempre male 8 lì. E lì avevamo bruciato qualche vagone del treno. E dopo mi sono inviati via e sono arrivati in Ucraina. E lì smontati da Carapè, 35-40 km tutti lì, per un mese. Sì che sono arrivati fuori sul Don. La metto in prima linea con la postazione della mitraglia e da lì continuava a guardare giù, ti guardavi giù il Don, si vedeva qua il Papuschi, come chi veniva qua, quando ti vedevi chi veniva via. Allora, brrr, una mitragliata, si è fermata un pochettino. Altri chi veniva di notte invece a cercare di venire insieme a noi altri. È stato buono che era lì, il canto di girasole, era lì le robe che le era costa di girasole. E quindi è stato che ne ha salvato la vita. Perché il magnare veniva una volta alla settimana a lui, al massimo. Anche una settimana intrega senza che mi venga mia. E dopo, l'ultima, quando è venuto con l'attacco che a questo scampare, dalla mitraglia, potete squassare, no? Altri lì che veniva qua i russi, dal Don, a pe, e mi con la mitraglia, a continuare a fare. La era, ti ha visto il Don, per 500 metri l'era tu nega. I codava giù come le mosche, come le formiche, ti vedevi chi nuotava, e si veniva l'acqua a parare giù. E dopo da lì invece è venuta la postazione, i nostri soci, chi era, dei apparecchi. E ne bombardati, e sono stati a me. Ed è mia e le mie compagne, erano buttati giù la postazione della mitraglia, un solo all'altro. E sono stati lì con 30 schede di terra dopo a venire fuori. E qui altri scampati e andati via che era una pianta, in una valigia lì al di là, problemi da giù pieno. E poi dopo attaccare a Narghedre, noi altri, e veniva il comandante, e lì te lo tenda e lì abbina su i tocchetti. Avremmo abbina su mesquita di roba, tutto. E gli era noto, e nove, quindi gli erano stati tutti i femminali. E dopo da lì, una ritirata in tre, mie e i miei compagni. E sono andati al comando di sotto, ma mi ha cambiato posto dopo. E lì, il mamma come porta ordine, da lì andare su prima linea ancora a portare gli ordini a quelli che erano sui capisaldi, che era già sull'ordine Don proprio qui. E come chi mi vedeva una volta che mi ha visto passare giù, che era come una collina, poi ti vedeva passare giù, gli attaccavo a guardare i mortai, poi cominciava a struccarla. Allora brutalmente era da lì, me lo salvava la vita. Dal comando hanno arrivato a portare gli ordini, era 2,5 km, 3 km, e mi trovavo a farla 2 volte al dì, specialmente la mattina a un'ora, la notte, perché ti dicevano, non ci vedi, non ti vedevi, ma quando che ti arrivavi su e non eri giù, un pochettino, e ti cominciavo a spiare, basta, mortai, uno dopo l'altro. E dopo da lì, la ritirata ancora che veniva la si ritirava tutti, insomma, come quel mestizio.
L'8 settembre? No, quando sfondai i russi sul Don. No, ma sfondai i russi. Alla fine del 42 l'estate. Che erano ormai in tre, noi altri, erano venuti in tre, quattro chilometri. E mi metti lì a sediare il paesotto. Erano quattro, cinque lì. E erano lì che tenivano in questo pomodoro, in questo paesotto. Ma non ti vedevi mai nessuno della Madonna. Era una friputana, cosa puoi immaginare. Era sta dicembre, gennaio che ha sfondato. Gennaio. E dopo da lì se ne scampati ancora. E era lì i carri armati che veniva con la ritirata, ti vedevi sulla collina lì chi veniva, a una scampa con il mezzo metro di neve, 60 schei, e va fuori a un paese lì e di là, dove ne viene a turre il pane. E da lì, fino a arrivare, era lì a turre quanti paneti da venire, da camminare. E ricapita un sergente, un tenente, insomma, con una carrozza, una slitta, con due cavalli attaccati. Allora, tu sto pane, la metti sotto questa carrozza, questa carovana, questa slitta, insomma. La metà di sotto al panificio proprio e va su. Era mia e mia compagna. Allora vedo che finti adesso. Mi guardavo così. Allora mi tenevo d'accordo, torni qui i cavalli. Allora salta su sta slitta e tacca pim pom fa sti cavalli. E via con l'altra. Puoi immaginare che era su che provvedeva, era tenente. E viene via con questi due cavalotti, l'acramento, che era mezzo metro di neve, 60 schei, e pinfa e pompa e via, e non ti vedevi niente, no? E da lì, sulla slitta, dici qualche uno parava, uno guardava giù il baule, che venga giù, la forma di formaggio era così, e c'era sta 15 kg di zucchero. E allora lì li siamo recuperati noi altri, a mangiare questo zucchero e tocchi di formaggi. E quando erano stati un par di chilometri avanti, uno di questi cavalotti non arrivava più, no? Allora le stacche le butte lì, e via con quell'altro. Sì che sono arrivati, che col paese era, potevi vedere una Madonna, una baracca, di quelle baracche lì di grassa, fatte su. Le isbe. E lì passava una colonna di chi veniva a Drio, dei nostri. E allora corri lì, e mezzo alla strada, e fermarne, alzare la mano, e venne ferma, e chi si ferma la torna su, anche noi altri. A due o tre, che era lì che cercava di andare su, e che era su, tac, e batteva via i dedi. Mi si acciappava le sparagole, da andare su sulle macchine, e li batteva giù. E ma la mia parola che avvicinasse a quella gente lì, quelli che era su, era tovesca, andava a stregare. E allora sono passato tre o quattro queste macchine, e le veniva, una ogni tipo, tre minuti, quattro le veniva. Sempre cargate, quando mi dice che sui di noi italiani, allora mi alza la mano e si è friga, e sente che siamo noi altri, e via. E lì noi siamo fermati, e li ha visitati, era la commissione, li visitava, tu baci il piostre aereo, sì, sì. E lì mi ha passato come menuato, insomma, attorno a una rogna, ostia. E allora li ha fermati lì per 15 di, e li ha tenuti fermi e gli ha dato il panetto che li ha tirati avanti. E dopo è venuto l'ordine che è venuto un treno apposta, perché erano 180, mi pare. Li ha trovati mezzi scarogliati, no?
e avrò venuto il treno con una tradotta e parti da lì. In amminati sulla Orde di Gurlavia e lì ne si è fermati 8 di anche lì. Dopo è stata tradotta un'altra volta e si è venuti in amminati in Italia, a Gioia Sinigallia. E lì ho fatto la contumacia giusta, quasi 2 mesi. E lì ne fai al bagno tutte le mattine. E dopo unti a ungene, ma mi pelno, non aveva più, era mia, no? Era tutta mangiata dai pioci, era tutte le piaghe che erano così. Insomma, 2 mesi che si sta di giù, tutti i dì a farne il bagno e dopo ne ungeva una pomata che ostriva.